Ciao cari vapers, sono sempre io, Leandro, di Amici del Fumo, e questa volta voglio parlarvi di una nuova bottom feeder, le PF, i prodotti più diffusi nel mercato di Hazing. La competitività tra le aziende è altissima, ognuna cerca di creare il miglior prodotto al miglior prezzo, ma fino a quando? Con la normativa attuata dall'emendamento Vicari tutto potrà cambiare. Chi li acquisterà più? Visto il costo eccessivo dei liquidi, la maggior parte delle persone le usa con sistemi polmonari come il Goon, il Dead Rabbit, l'Armageddon, l'Icon, ma questi sistemi, si sa, consumano molto. È davvero finita la loro epoca o qualcosa cambierà? Nerone bruciò Roma la notte del 18 luglio del 64 e forse qualcuno ci riproverà ancora. Ma non prenderà di mira tutta la città, l'obiettivo sarà una sola zona, là dove si erge il Palazzo Montecitorio. Vai ora con la sigla. Recensione Replay di Amici del Fumo. Qua sono tutti gli Amici del Fumo col cappellino. Amici del Fumo, forse sarà anche l'ultima. Anche bravo. Ok, è tattafe della la squeeze della Ugo Vapor, una bottom feeder con i contro coglioni. Adesso la vediamo da vicino, apriamo il package, eccola qui. La Ugo Fantocci. Fantoccio, vengi, vengino signori, vengino ad acquistare la... Poi la vediamo più nel dettaglio. Ma come si chiama? La squeezer di Ugo Vapor. Box meccanica. Qui troviamo lo scratch and catch per verificare se è originale o meno. Scratch and catch. Scratch and catch. Vabbè, cioè, tango e catch. Qui abbiamo il package, il nostro pacchetto. Adesso è Natale, il pacchetto si scatta così. E guardate. Magicamente ci sta la botte di... Il flacone per poter ricaricare tranquillamente senza staccare il flacone interno. Fai vedere. Prendiamo il nostro flaconcino, se vogliamo caricare lo avvitiamo qui e voilà, si riempirà. No, non è che è arrivato da poco in questo negozio, è qualcuno che non lo guarda questo. Questo qui, la cosa assurda è che costa una decina di euro solo questo qua, quindi vi danno con un prezzo veramente irrisorio un qualcosa di veramente. C'è anche la... E c'è anche un flaconcetto di ricambio. All'interno esce l'adattatore anche per le nostre 18650, qua benissimamente possiamo mettere le 2700. Quindi è una box studiata per ad hoc. La vediamo da vicino, poi ci vediamo subito dopo con le nostre considerazioni finali, sì, con la prova di svago. Giusto? Sì. Cappellino. Ecco la nostra box vista da vicino. Vi assicuro che da vicino è un vero spettacolo. La scritta Squeezer in rilievo. Ma i componenti sono davvero fantastici. È realizzata in lega di nylon. La tazza qualitativamente è superiore alla stragrande maggioranza di quelle che ci sono in commercio. Sulla tazza troviamo il numero seriale. In basso la scritta disegnata da Ugo Vapor. Il tasto è abbastanza solido ed è molto molto particolare, poi vediamo perché quando andiamo a aprire vi farò vedere dove hanno, come hanno inserito il blocco del tasto. Allora, le lamelle sono di acciaio, fai vedere le lamelle.
Ok. Poi il flacone è super soft. E c'è il bloccatasti. Come lo andiamo a fare? Andiamo a mettere il tastino sopra e adesso è bloccato. Benissimo. Bisogna dire un'ultima cosa: la stampa in 3D è ottima, non presenta assolutamente imperfezioni. Qua vediamo, vabbè, questi sono degli adesivi dove indicano come inserire la nostra batteria. In questo caso con l'adattatore mettiamo le 18650, altrimenti possono andare bene anche le 2700. Spingisce! Spingeretti! No, prova a spingere! Spinge che... Da dove spinge? Com'è? Spinge! Ma io che vuoi di più dalla vita? Un lucano! Cosa vuoi di più? Ti dà un flacone per ricaricare? Ti dà due flaconcini all'interno della nostra bottom feeder? È bella esteticamente. Spingisce. È bella esteticamente. Non può piacere, non può piacere. Però è bella, esteticamente. Che pure qua è curata nei minimi particolari. Solida. Abbiamo un tastino bloccatasti che va bene. E stavolta dovete salire obbligatoriamente su questa giostra di Amici del Fumo. Ultimo giro, ultima corsa. E ricordate, ma ultimo sul serio. E ricordate che ricordate che il glicolo è fa male. Voglio. Morite con il glicolo. Questa volta sì, è un po' seria. Tu vuoi dire qualcosa riguardo anche queste... No, in generale questo periodo che stiamo vivendo. Fazio, fanculo lo stato. Fazio. Ah, adesso sei provato. Fazio, dai. Viva il Rin. Non moriremo mai, ragazzi. Andremo avanti. Che lo svapo sia con tutti noi. Non molliamo, non molliamo. Iscrivetevi al canale.